Benvenuti amici in questo nuovo video. Finalmente siamo giunti all'inizio della prima avventura di questo 2022. E no, non sto parlando della solita 100 passi, ma quest'anno affronterò la 1000 curve. Ebbene sì, dopo 4 anni consecutivi con la 100 passi, dove ho totalizzato un quarto posto, due secondi posti ed un primo posto, ho pensato che in questo 2022 forse era tempo di provare qualche nuova esperienza. E dunque, eccoci qua con la 1000 curve. Anche questo è un evento, diciamo, di regolarità, quindi che si fa su strade aperte al pubblico. E l'obiettivo è quello di percorrere il maggior numero di waypoint, chiamati in questo caso cookie, per accumulare il maggior numero di punti. Ad ogni cookie percorso verrà dato dei punti curve, quindi diciamo non è che ti contano le curve che fai effettivamente, ma ogni cookie ha un tot di punti curve. L'organizzazione fornisce il punto di partenza e il punto di arrivo ed un roadbook con tutti i vari cookie segnati con cui ogni pilota dovrà crearsi il proprio percorso il giorno prima della partenza. Quindi non c'è una pianificazione un mese prima come la 100 passi, quindi pianifichi nel miglior modo, nei minimi dettagli il tuo percorso, ma si dovrà fare una volta giunti alla partenza. Le moto verranno fermate dentro al parco chiuso e verrà consegnato il roadbook, e così ci sarà da stendere il percorso per ogni pilota. Ovviamente non bisogna esagerare con i waypoint, perché c'è un lasco di tempo che se arrivi in ritardo sei ovviamente squalificato. A differenza della 100 passi, che è 4 giorni di gara più 2 di trasferimento, qui c'è un solo giorno di gara più il trasferimento all'andata per arrivare al punto di partenza e il trasferimento alla fine per dall'arrivo si arriva a casa. Diciamo è meno impegnativa fisicamente, meno impegnativa anche per la moto, e quindi diciamo sono molto più tranquillo. Quindi anche il bagaglio sarà molto più easy, non sarà proprio estremizzato come sulla 100 passi. In questo video vi farò vedere come preparo i bagagli, dato che la partenza è tra poche ore. Oggi è giovedì, domani mattina partirò per il trasferimento, per arrivare al punto di partenza. Dunque, passiamo prima a vedere la moto. Allora, la moto è sempre lei, Multistrada 950 2017. Come avete visto anche in un video molto recente, ho montato le Metzler M9 RR anche per affrontare questa sfida, quindi è tutto già pianificato. Gomma completamente stradale, ci ho fatto solo 200 km, quindi sono praticamente nuove. E sicuramente mi troverò da Dio. E poi per il resto è la solita moto, porta GoPro, le manopole, anche se non credo che serviranno, sensore pressione pneumatici, porta USB, navigatore, porta telefono e basta. Già anche troppo. Ovviamente le cose semplici non ci piacciono, e chi mi segue su Instagram saprà già che l'avventura è già iniziata prima di partire, perché domenica all'improvviso la moto ha deciso che non ha più voglia di segnarmi le marce. Ovviamente non è un problema per me, per sapere in che marcia è, perché non è una cosa molto importante, ma è proprio il problema lei che non sa in che marcia è, perché in questo modo con il cavalletto aperto, dato che non sa se è in folle o no, la moto non si avvia, e quindi mi è saltato anche il giro di domenica, perché ero pronto, carico per partire, e la moto non si accende. Dopo varie ore, vari test, prova questo, prova quello, ho scoperto che per farla partire bisogna avere il cavalletto chiuso e premere la frizione. Ovviamente nel video si vedrà anche la spia a varia motore, ma è solo perché c'è questo problema elettronico, ma ho già sentito anche il service e mi ha detto che la moto, il motore, il cambio vanno senza problemi. E questo problema si aggiunge anche al problema di qualche settimana fa sul sensore del galleggiante, che mi segna la benzina a volte sì e a volte no. E per questo problema ho già preparato la tanica Turatec da 2,5 litri per scorta, quindi per questa volta sono scusato, dato che parecchie volte mi è stato chiesto ma la tanica non serve, ce ne sono i benzinai in giro. Questa volta
bisogna portarla via. Altra cosa, dato che due problemi sono pochi, aggiungiamo anche i problemi fisici. Molto bene, Alex. Qualche giorno fa stavo lavorando, stavo revisionando un pistone idraulico dello sterzo del trattore. Mettendo su un paraolio nuovo mi è scivolato il cacciavite e, come vedete, mi ha trafitto quasi la mano. Fortunatamente avevo i guanti da lavoro in pelle, quindi hanno attutito abbastanza bene l'impatto, però diciamo che qualche nervo ne ha risentito e infatti dopo 3 giorni non riesco ancora ad aprire molto bene la mano. Vedremo un po' con la frizione se ci saranno problemi. Fortunatamente però, quasi per caso, ho aggiunto anche l'estensione della frizione, questa qua, grazie a Lorenzo Marchi che me l'ha venduta. In questo modo la frizione è molto più morbida rispetto a prima. In teoria non dovrebbero esserci problemi, speriamo. Dopo questa lunga introduzione passiamo un po' ai bagagli, anche se non sono robe particolari. Diciamo che è un bagaglio standard per un viaggio di un paio di giorni. Purtroppo dovrò usare le borse Turatecno alluminio. La mia idea iniziale era quella di usare la borsa waterproof morbida che ho recensito un paio d'anni fa, mi sa. Madonna, come vuole il tempo. Perché dato che sono 3 giorni, bastavano poche cose, un paio di mutande, un vestiario proprio basilare. Ma dato che dovrò fare il percorso il giorno prima, mi servirà anche computer. E quindi computer e tutto il resto non ci stava dentro quella borsa. Quindi purtroppo devo portare via le borse in alluminio Turatec. Allora, come sempre, la borsa piccola la uso come officina mobile, tra virgolette. Dentro abbiamo queste borse interne che ho trovato su eBay a pochi soldi 3 anni fa ormai. Sono un po' usurate sul fondo, però tengono bene. Kit antiforatura GV completo con caucciù, bombolette, gli attrezzi per togliere i corpi estranei, eccetera eccetera, istruzioni. Speriamo che non serva mai. Qui dentro metterò la borsa con gli attrezzi, classica, come ce l'ho sempre. L'ho snellita un po' perché c'erano robe inutili. Nastro americano, forbice da elettricista, una pinza, un set di brugole. Abbiamo poi il compressore Michelin, mitico, eccolo qua. Il compressore Michelin, mi piace un sacco questo compressore. Un set di cricchetti compatti e poi qualche chiave, giusto così abbiamo un 10, un 12, un 8 e un mini bomboletta di svito, molto molto basic. Poi abbiamo l'estensione per la tanica e un paio di guanti che sono lì da 2 anni. Andiamo su in studio, vi faccio vedere il bagaglio personale. Eccoci qua, c'è un po' di casino perché sto un po' vedendo cosa portare via. Accendiamo un po' di luci perché almeno facciamo un po' i seri. Una e due, ok. Allora, questa è la borsa che dicevo prima, waterproof, made in China, AliExpress. Mi è sempre andata da Dio, preso quazzoni in Francia, alla 100 passi, perfetta. Dentro abbiamo, allora, il sacchettino con i vari cambi personali, un paio di pantaloni lunghi, una felpa, una t-shirt per dormire, 2 paia di mutande, 2 paia di calze, eccetera eccetera, quindi niente di importante. Abbiamo un altro sacchetto con un paio di scarpe, un paio di ciabatte, beauty case, e poi abbiamo anche l'antipioggia, però questa mi sa che la metto nella borsa officina perché qui è un po' troppo scomoda in fondo la borsa qua. Qui dentro probabilmente metterò anche il computer, che purtroppo è un vecchio computer 16 pollici con lettore CD, quindi è abbastanza ingombrante, e andare via solo con questa qua e il computer così grosso non riuscivo. Quindi computer più trasformatore. Ovviamente poi questa la metterò dentro alla valigia grande, quella lato sinistro. Abbiamo poi tutta la parte sempre della cura personale, un po' di fazzoletti, salviettine per pulire la visiera e salviettine igienizzanti, e tutta la parte elettronica, questo fantastico hard disk portatile con slot per scheda SD, quindi per svuotare le GoPro è perfetto. Capacità 1 TB della Western Digital, quindi marchio top,
super affidabile, l'ho già provato alcune volte, tipo alle Alessine Adventure, oppure durante il giro del primo maggio in Abruzzo, alla 100 passi, quindi è già un po' testato e va perfettamente. Qui dentro hai altri componenti elettronici, come una ciabatta, carica telefono, carica GoPro Hero 4, Hero 8, una torcia a LED e il cavo qui dentro per il navigatore. Ovviamente il navigatore è sempre il mio fantastico Garmin Zoomo 395. Ormai sento un po' l'età, non è velocissimo, però finché faccio queste cose qua va più che bene. Sarebbe interessante provare il nuovo Zoomo XT con le mappe topografiche per il fuoristrada. Ovviamente, come sempre, avrò due action cam, Hero 4 Black, Hero 8, che è quella che sta filmando ora, e poi anche, che la uso pochissimo ormai, la mia vecchissima Sony Alpha 5000. Difetto di questa mirrorless è che non ha l'ingresso per il microfono. È interessante perché ha lo schermo girevole, però ha un audio bruttissimo e non è minimamente stabilizzata, e infatti la uso solo spesso in studio con il treppiede, e adesso ho preso anche il gobbo così per fare i video quelli un po' più tecnici, recensioni o la classica serie di cosa penso di eventuale moto. Abbiamo questo piccolissimo astuccio con all'interno, diciamo, la parte medica, qualcosa per la gola, un Voltaren per il problema che dicevo prima alla mano e una tachipirina in compresse. Abbigliamento, adesso qui ancora tutto incasinato, il zaino non servirà. Classica giacca cover che ho recensito anche questa un paio d'anni fa, con strato termico e strato impermeabile. Un paraschiena categoria 2 dell'Alpinestar, molto pratico. Poi ho un sottotuta, sia pantalone che maglia, della Oxford, che uso tutto l'anno, quindi sia d'estate che d'inverno, perché d'estate ti assorbe sudore ed è traspirante, d'inverno ti tiene un po' al caldo. Infatti io odio girare d'estate con la giacca e senza sotto il sottotuta, perché sennò mi si appiccica tutto quanto sul braccio, sulle gambe, è una sensazione fastidiosissima. E il pantalone Moto One. Non uso la giacca Moto One perché, dato che ho la Clover, d'inverno uso la Clover ed estate uso la Moto One. Sarebbero da cambiare, anche da pulire, dato che sono un po' vissuti questi pantaloni. Ovviamente anche i stivali, i soliti forma ADV Tourer, anche questi abbastanza vissuti. Teoricamente sarebbero in Gore-Tex, ma dopo 5 anni e polvere, fango, acqua, non sono più impermeabili. Vabbè, casco il solito Nex con visiera perché la temperatura non è ancora da maschera da cross, quindi diciamo che siamo pronti. Ho fatto questo video al volo, senza inquadrature strane, con la GoPro in mano, così proprio al volo, e noi ci vediamo nelle storie di Instagram e vi aggiornerò istantaneamente su quello che succede durante tutta la manifestazione. La manifestazione è divisa in due parti. La prima, questo weekend, 25-26 marzo, Cagli, Ascoli Piceno, e la seconda, 23-24 settembre, sì, Misano, Imola. E niente, questo video si conclude qui. Lasciate un commento, un like, fate quello che volete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!